Una lieve flessione nelle spese, ma senza rinunciare ai prodotti e ai piatti tipici della tradizione. Così ci si prepara alle giornate di festa pasquali che molti marchigiani trascorreranno a casa. Quest'anno è una Pasqua un po' più modesta. Quali sono i prodotti che vengono più richiesti? Allora, è sempre l'agnello, le bistecchine e poi anche la verdura impanata, olive, cremini, cipolle, zucchine, tutta questa varietà qui. Un po' meno sì di vendita c'è. Però all'ultimo momento si svegliano un po' tutti. L'agnello, diciamo che ancora continua a reggere il mercato di Pasqua. I prezzi più o meno? Vai da 15 ai 24 euro, dipende dal coscio, le bistecchine costano magari un momentino di più. A quanto pare invece le colombe artigianali non conoscono crisi. E le colombe? Che la facciamo nostra produzione artigianale con lievito madre, come le faceva il mio bisnonno, e quelle c'ho molte ordinazioni. Poi a giovedì abbiamo fatto le triestine, che sono queste pizze qua, che si fanno solo una volta all'anno, in occasione del giovedì precedente alla Pasqua. Il giovedì perché c'era il digiuno e si preparava il pane per la Pasqua, e sono così particolari perché sono un pane dolce che però va bene, si abbina bene anche col salato, specialmente con i salumi. Meno richiesta per le uova di cioccolato fatte in pasticceria. Un uovo di qualità, col cioccolato un po' pregiato, saremo sui 30 euro, 40 euro. Molti clienti portano le loro sorprese, poi o scelgono un uovo e noi lo apriamo e lo mettiamo all'interno la loro sorpresa, oppure ne produciamo proprio uno nostro e poi mettiamo all'interno la loro sorpresa. Un cliente ha regalato un paio di mutande, non so se magari erano per una richiesta di matrimonio.